Non funziona, ecco, io penso che sia proprio una crisi culturale. Non c'è spazio nella politica europea, ma persino nel mondo, per una posizione che recita né destra né sinistra, in alto, in basso, siamo i cittadini. Non c'è spazio, è un campo. Io mi chiedo, più che altro lo chiedo anche ai nostri telespettatori, cioè è un argomento che quanto può appassionare in questa fase questo paese, se non Ma le posso fare guardando. un'osservazione? Ma Sì, secondo lei il prego. giornale della Repubblica, che in questi Beh, ci anni... apre Repubblica, il Corriere, il Sì, ma Giornale, in ci aprono effetti... tutto. Ma questi lei guarda, adesso il proprietario del giornale della Repubblica è la famiglia Agnelli. Il Guarda Movimento caso, 5 sfonda la Stelle. lettera. Il Movimento 5 Stelle Pinton insomma, scopre le correnti, cioè Grillo, Di Battista, c'erano già Di Maio che replica, insomma, cittadini tutti, ma cittadini ognuno per i fatti suoi, sembra di capire. Se ne viene Ma fuori, che tipo di così, dibattito? Visto che lei c'è dentro, bisogna essere accreditati, bisogna avere le Agnelli, password, bisogna partecipare al sono io che dibattito. comando, Ecco, che dibattito sta avvenendo nei dai, vostri dobbiamo social tornare a casa. e al vostro interno? Non so Sì, tutto quanto questo. rispondo immediatamente, però volevo Sì. anche riscontrare le affermazioni fatte poco fa. Allora, per lei ha citato tre giornali prima: Sì. la Repubblica, il Corriere della Sera e il Beh, la Giornale. Gazzetta del Mezzogiorno anche, gliene faccio vedere Allora, altri? non occorre che io citi invece gli editori di questi tre giornali e quindi diciamo do parzialmente ragione al mio interlocutore precedente sui motivi per cui certi giornali sono molto interessati a scrivere e a descrivere il Movimento 5 Stelle, come peraltro hanno sempre fatto in questi ultimi 10 anni. Io la storia che il Movimento 5 Stelle deve scegliere il campo, o sinistra o destra, la sento dal 2009-2010, cioè quando mi sono avvicinato al Movimento. L'ho continuata a sentire, eravamo al 5%, siamo passati al 33%, adesso siamo al 17%, questa storia qua la sento sempre, perché non si accetta probabilmente che il tempo cambia e che certe visioni ottocentesche, novecentesche possono anche essere superate. Chi rimane attaccato a quella roba lì chiaramente non la capisce. Noi invece siamo andati un pochino oltre questo tipo Scusa, di no, ragionamento. posso Poi, interrompere? per quanto No, riguarda invece il dibattito Pinton, un esterno, secondo la domanda. scusa Pinto, io Alcune posso queste essere erano anche d'accordo minorità. con te che bisogna superare le ideologie, ma poi quando Ci nel sono dei cestino problemi. delle immondizie, oltre alle ideologie, butti anche le idee, allora è lì che casca l'asino, capisci? Cioè, perché io Appunto, sto questo ancora sono perfettamente aspettando, d'accordo. Cioè, cioè, nel senso, noi più che portatori di posizioni No, ma volevo chiederti, Pinton, identificabili con scusami, tu un'ideologia hai di destra sentito la piuttosto che storia di ieri? Lasciamo sinistra, stare se... Maduro, che non c'entra niente Maduro, No, ma la no, storia di siccome io Mimmo sono su Skype, Bersani, faccio quello che fatica avete a messo fare un lì, voi a contraddittorio, regolare quindi il se mi reddito di lascia parlare due cittadinanza, secondi è guadagna meglio. 160.000 euro all'anno. Si è fatto 160.000 euro di Sì, rimborsi. appunto. Ma guarda che non vuole essere un insulto, è solo una constatazione, ovvero quasi un'accusa. Non si riesce più a capire cosa voi siate. Cioè, dovevate aprire il Parlamento come una scatola di tonno. Siete dentro lì che sembrate dei pesci e che non volete più uscirne. Cioè, i due mandati, chi è che si ricorda i due mandati? Sono andati a farsi benedire. Di Ma Maio, alle prossime perché elezioni, lei parla di cose che non sa? sarà ancora Cioè lei lì i sta crimini, saranno manifestando ancora lì. ignoranza Ma palese su allora, argomenti purtroppo, che ma non guarda, conosce, quindi è meglio che io ho stia una zitto oppure buona che parli relazione con delle i cose 5 che lei Stelle, in sa. senso Sì, buono. io È non potrei rispondere a un concetto grillina. elementare come quello di essere capace naturalmente, ma se Converrà lei parla sempre è Cesaro. difficile, ripeto, sono su Cesaro ha Skype, tolto il microfono. se Sì. fossi Siccome sono fisicamente lì con democratici lei gli sarei tolgo il in grado di... microfono. Diciamo interloquire con lei in maniera un pochino più elegante, più dinamica, ma ripeto, sono su Beh, non Skype, sono stato faccio No, ma lui è fatica. su Skype, quindi fa un po' Ok. più di fatica. Prego, Pinton, dica. No, stavo cercando di completare un discorso prima di essere interrotto. A parte che questo signore qua ha detto cose palesemente false, ignorando come funziona il Movimento 5 Stelle, ma non è una novità, ripeto, perché siamo sempre stati descritti così. Ripeto quello che dicevo prima, da quando eravamo all'1% a quando siamo arrivati al 33%, queste cose qua le hanno sempre dette, continuano a dirle perché vedono il partito o il movimento anomalo rispetto a quello che è la loro identificazione della politica. Quindi lo schieramento tifoso innanzitutto, mentre noi invece abbiamo dimostrato che mettiamo avanti le idee e la capacità governativa rispetto a chi sta al fianco nostro. Per noi è importante il programma, siamo l'unico partito che una volta che è andato al governo ha portato a casa le proposte che aveva fatto in campagna elettorale. Chieda alla sinistra e alla destra quando sono andati al governo se hanno fatto le cose che dicevano in campagna elettorale. Uno. Due. Lei mi aveva fatto una domanda, ci tenevo a rispondere, il dibattito politico. Allora, noi prima della tragica situazione creatasi con la pandemia, non so se ne avevate sentito parlare, parlavamo di stati generali, ma non gli stati generali adesso di Conte, i nostri stati generali, che significa una forma di congresso, perché noi abbiamo 10 anni di storia,
10 anni di proposte, 10 anni di idee, 10 anni di come dire, un respiro che vedeva il governo a 5 Stelle, ci siamo arrivati, quindi noi adesso dobbiamo pensare ad altri 10 anni e che non possono essere i 10 anni. Quindi un momento di confronto per noi è fondamentale per costruire appunto i prossimi 10 anni di proposte. È successo il disastro, il mondo è cambiato negli ultimi 4 mesi, quindi noi abbiamo sospeso questa nostra idea e stiamo cercando invece di risolvere, essendo a governo ed avendo una grandissima responsabilità, perché nessun governo al mondo nostro è nato con un programma elettorale che prevedeva come risolvere una pandemia. Quindi noi adesso ci dobbiamo assumere la grandissima responsabilità di portare fuori l'Italia da questa situazione drammatica e poi penseremo al nostro futuro come movimento, che è importante perché di fatto siamo sempre comunque in Parlamento la forza più rappresentativa.